l'album di Bagalati, ecco qua, il mattatore assoluto, Antonino Branca. Allora, com'è andata questa gara? Benissimo, è andata benissimo. Come si è comportata la bimba? Alla prima manche ho rischiato tantissimo per non poter disputare le altre manche, però poi dai, è andata tutto bene. Bene, di fianco a te c'è il dottore Denisi, iper contento. Il mio super presidente. Ecco, perché... della Piloti per Passione. Piloti per Passione, domenica per su, domenica stanno dicendo sempre vittorie, sempre importanti risultati, e la conferma è anche qua a Bagalati con Antonino, e stiamo aspettando il risultato per il secondo e terzo posto, vero dottore? Effettivamente anche questa domenica i ragazzi si ripetono come sempre. Antonino è stato meraviglioso anche oggi, come lo è quasi in tutte le gare, insieme a Gaetano, insieme agli altri. Tra poco arriverà la classifica assoluta, credo che anche il secondo e il terzo sono nostri, della nostra grande famiglia, che devo ringraziare, non finirò mai di ringraziare, perché se mi trovo qui in questo momento mi trovo sempre per loro. E grazie veramente a Antonino. Siamo noi a dover ringraziare lui, che se no Reggio era un po'. Antonino, so che tu vuoi. Da tutte gare. So che vuoi ringraziare anche qualche sponsor, giusto? Sì, ecco. Voglio ringraziare tutti i miei sponsor, l'occasione di Reggio Calabria Archi, la concessionaria di auto minicar. Li facciamo vedere, me li fai vedere Antonino, eccoli qua. Concessione autoricambi di Carmelo Bazzana. Perfetto. Ringraziarlo. Carmelo Raitano, concessionaria di minicar. E Antonino Bova, carrozzeria artigiana di Martina Franca. Ok, perfetto. E tutti gli altri che ti seguono. Li ringrazio a tutti, qualsiasi persona che mi dà. Ma un ringraziamento mi pare che non lo fa chi è doveroso più di tutti. Ora glielo suggerisco io a papà Giuseppe. Sì, che mi pare che è più, sempre più faticato di lui. Sì, 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 lui fatica più di me. Bravo, più di me. Sì, sì, io giusto quei due minuti. Grazie Donnino, grazie dottore Denisi. Alla prossima. Grazie Sport e Foto. Classifica definitiva, slalom di Bagalati, confermiamo. Antonino Branca, primo assoluto, secondo assoluto, Melo Barbaro con un sorriso smagliante, e terzo assoluto, primo delle macchine con il tetto, Agostino Fallara. Allora, Antonino, di te abbiamo già parlato, sei arrivato all'assoluto. Allora. Perfetto. Melo, allora, sei ritornato, sei ritornato dopo un piccolo incidente, piccolissimo diciamo. Ecco, diciamo, risalendo in macchina non ti aspettavi questa prestazione? No, l'incidente di... Non me l'aspettavo, perché ecco, cercavo di vedere la macchina che l'abbiamo aggiustata velocemente, come funzionava. Ha funzionato egregiamente? Sembrerebbe che ha funzionato bene, ancora la dobbiamo migliorare. Bene, d'accordo. Agostino, sempre più su, diciamo. Contentissimo della prestazione, ha fatto manche a proseguire abbassando il tempo. L'ultima manche, fino alla seconda, era secondo assoluto. L'ultima manche, per un piccolo errore, mi ritrovo terzo, a poco, però sono terzo e sono contentissimo. Va bene così, è rimasto tutto in famiglia, tutto nella scuderia Piloti per Passione. E qua di fianco ecco che rientra il dottore Denisi, il nostro presidentissimo. Allora, questi ragazzi, come ho detto prima, sono superlativi, non hanno rivali, devo dire. Anche oggi hanno portato la scuderia sul gradino più alto del podio. Credo che non ci sia altro da fare. In più non si può. Continuiamo su questa strada. Va benissimo, continuiamo su questa strada. Grazie al dottore Denisi della scuderia Piloti per Passione, e Antonino Branca, Melo Barbaro e Agostino Fallara. Grazie a tutti. Grazie a te. Grazie. 7150 vincitore Antonino Branca. Sempre nel ricordo e col ricordo di Beppe Guzzola, il vincitore assoluto Antonino Branca. Bravo!